Consorzio Mari di Taranto, governance del distretto turistico costiero della Magna Grecia, a seguito dell'incontro che abbiamo avuto qualche giorno fa giù a Taranto con l'ambasciata indiana, avendo ospitato l'assessore Iovino che ha rappresentato ovviamente la città metropolitana di Napoli, è nata questa possibilità di condividere il progetto del Consorzio Mari di Taranto, ma principalmente il distretto dell'Appennino meridionale e quindi il distretto costiero ionio della Magna Grecia. Noi sappiamo che Magna Grecia non è soltanto il Mar Ionio, bensì il Mediterraneo, e quindi nel rievocare queste vecchie tradizioni, oggi con la possibilità di unire più regioni, di unire più amministrazioni, di unire il tessuto capillare industriale e imprenditoriale dei nostri territori, sicuramente porterà maggior beneficio per tutta l'area metropolitana, ma anche per tutto il sud del nostro territorio. Io non più di 15 giorni fa sono stato a Taranto, mi hanno lanciato questo appello attraverso una serie di antenne che già erano costituiti sui territori dell'area metropolitana di Napoli, ma in particolare di alcuni comuni con i quali c'erano già delle forti collaborazioni, e quella era l'idea di costruire un consorzio dei mari. Un consorzio dei mari anche alla luce di quella che è stata la storia che ha reso grandi le grandi e strategiche regioni come quelle della Campania, della Calabria, della Puglia e in particolar modo anche ancora prima della Sicilia. L'idea è quella di costruire una grande rete di progettualità attraverso il mutual business. Il mutual business, nell'idea più unica e particolare legata al territorio, è quella che il sostegno di un'impresa può essere la gamba di un'altra impresa in una filiera di territorio e di certificazione di quelli che sono i prodotti tipici, da quelli che sono i momenti tecnici che un territorio come quello nostro nell'ambito della pesca, del calzaturiero, di altre imprese strategiche per il nostro territorio. Lo facciamo in una visione complessiva dove la centralità e l'aggregazione vedono anche un abbassamento dell'Europa, l'Europa euro-mediterraneo. Significa la capacità di poter dialogare con gli altri popoli, gli altri stati membri dell'Europa e non solo, ma abbiamo non più di 10 giorni fa partecipato ad un tavola rotonda con grandi relatori, ma in particolar modo anche responsabili dell'ambasciata di Roma indiana, una popolazione importante e strategica che in questo momento storico ha un PIL del 7,5%. Quasi ad arrivare l'8%. Lo facciamo in una chiave nuova dove la rete deve sicuramente significare quella grande opportunità di finanziamento e di finanziamenti sia per le imprese ed in particolar modo anche per gli enti locali, per costruire una visione complessiva economica che dia sostegno anche attraverso quelli che sono gli strumenti europei, in particolar modo in una visione anche moderna, perché tutti sanno che dopo la fase dell'obiettivo 1 potremmo dover organizzare anche le fasi progettualità attraverso un sistema tra nazioni, un sistema tra regioni, quindi non il singolo più che si propone di intercettare quelli che sono gli investimenti, ma attraverso un piano strategico, attraverso un progetto strategico che va poi a chiudersi in quello che è un vero e proprio accordo di programma che vede poi dei grandi risultati nell'ambito universitario, dei grandi risultati negli ambiti scolastici. Infatti sono presenti anche autorevoli dirigenti scolastici con indirizzo professionale, da quello alberghiero, ristorativo, enogastronomico a quello ricettivo. Ed in particolar modo ci sono anche alcuni distretti turistici costituiti, c'è cioè il distretto turistico presente oggi della penisola sorrentina dove ci sono il 70% comuni, il 30% delle imprese, cioè un nuovo modo di organizzare sia la qualità della vita ma anche la qualità del lavoro e la qualità dello svolgimento di quelle che sono le buone prassi che un territorio, un'area deve avere affinché poi dia dei risultati positivi.